Ciao a tutti ragazzi, rieccoci con un altro appuntamento di una città da mangiare. Oggi mi trovo in una bellissima ed eccentrica città europea, famosa per le biciclette, per i tulipani, per i musei, ma anche per il sesso legale a pagamento e per l'hashish legalizzata. Oggi mi trovo ad Amsterdam. In questo momento mi trovo alla stazione centrale di Amsterdam, che è il punto nevralgico della città. Da qui partono tutti i treni per raggiungere i posti fuori dalla città o i vari aeroporti. Davanti alla stazione, subito dopo, vi trovate i tram per raggiungere qualsiasi punto della città e non. E poi ci sono anche gli autobus, quelli che vi fanno fare il giro della città, altrimenti gli autobus che vi portano sia fuori dalla città che nei vari aeroporti, ad esempio l'aeroporto principale di Amsterdam, che è Schiphol, oppure Eindhoven, da dove siamo arrivati noi. Quindi questa è la stazione. Come potete vedere è immensa, all'interno ci sono vari negozi, c'è Starbucks e ci sono vari negozi take away dove potete prendere da mangiare e portarlo via. Ci sono dei bagni veramente puliti, pagate 50 centesimi però vi assicurano la pulizia. La piazza più famosa di Amsterdam è Piazza Dam, dove appunto mi trovo in questo momento. Cioè è sede del Palazzo Reale che vedete qui alle mie spalle. Poi girandoci da questa parte abbiamo il famosissimo Madame Tussauds, che sarebbe il classico museo delle cere che si trova un po' in molte città europee e del mondo. Un tempo questa piazza era sede di un mercato e oggi è appunto la piazza più grande di Amsterdam e da qui partono tutte le strade principali della città. Di Amsterdam ovviamente, oltre ad essere famosa per i tulipani, per i musei e per tantissime altre cose che voi sapete, è famosa anche per le biciclette. Qui ci sono davvero davvero tantissime biciclette e se non state attento ti mettono sotto, anche perché hanno loro la precedenza rispetto al pedone. Andando sempre diritto, partendo dalla stazione centrale, superando Piazza Dam, e andando sempre diritto, potete farlo a piedi, però io vi consiglio di prendere il tram. E occhio ragazzi a quando salite il tram, salite in tram, mi raccomando, dovete timbrare il biglietto sia quando entrate che quando uscite, non dimenticatelo, altrimenti non so cosa succede di preciso, però comunque bisogna fare sia il check-in che il check-out. Quindi andando sempre più avanti troviamo il Bloemen Market, che sarebbe il mercato galleggiante dei fiori, dove potete trovare una miriade di piante, di bulbi, di tulipani, bulbi di ogni pianta, di ogni tipo, souvenir da portare a casa, ed è molto carino e quindi dovete per forza visitarlo. Occhio però agli orari di apertura, perché non è aperto tutto il giorno. Adesso di preciso gli orari non li so, però comunque basta andare su internet e troverete tranquillamente gli orari. Come potete vedere il mercato si trova praticamente sul canale. Ovviamente da qui si vede il retro.
momento io mi trovo nella zona Museum Lane, è praticamente la zona dove ci sono tutti i musei qui ad Amsterdam. Questo qua dietro è il museo di Van Gogh, e poi da questa parte c'è l'Amsterdam Museum. Siamo arrivati al museo di Van Gogh, ovviamente le file sono immense anche qui. Allora ragazzi, come potete vedere, questa di qua è la grandissima fabbrica della famosissima birra Heineken olandese, e se volete potete entrare dentro e fare l'Heineken Experience. Vi fanno vedere come fanno la birra, come fanno, penso, l'imbottigliamento della birra, eccetera eccetera. Vi faranno anche assaggiare la birra, quindi se siete appassionati vi consiglio di entrare. Costa 16 euro se non sbaglio a persona. Come vedete, queste di qua, tutte queste di qua, sono delle vere e proprie abitazioni sull'acqua. Cioè, sembra strano dirlo, ma alcuni di loro vivono così. E la cosa particolare è che loro hanno in queste case, a parte che vabbè, come tutte le case che ci sono qui ad Amsterdam, non hanno gli infissi interni, hanno solamente vetri, guardi dentro, vedi tutto. E quindi in queste case tu vedi le cucine, vedi il salottino con la TV e il divano, e sono molto caratteristiche. Siamo a Rembrandt Plain, e qui c'è un ragazzo che suona la chitarra e canta, e lì c'è un signore che parla da solo probabilmente, e ci stiamo godendo questa bella atmosfera tranquilla, non c'è nemmeno tanto freddo, ci ha piovuto stamattina, però adesso si sta abbastanza bene. Non puoi ovviamente andare ad Amsterdam e non mangiare le classiche
frites. Questo di qua è strano, ma è un piatto olandese, un tipico piatto olandese. Mi sono fermata un attimo perché ho mangiato, abbiamo cenato con le patatine che vi ho fatto vedere poco fa, e dietro di me, alle mie spalle, da questa parte, c'è la chiesa vecchia, e dall'altra parte, adesso vi farò vedere, c'è la statua di Belle, che è dedicata, rappresenta intanto una prostituta nell'atto di mostrare il proprio corpo in vendita, ed è dedicata a tutti i lavoratori del sesso. Infatti in questo momento io mi trovo nel classico Red Light District, dove appunto ci sono le prostitute in vetrina. È una zona molto trafficata, io non pensavo, in questo momento è giorno, è tardo pomeriggio, ci sono tantissime persone, anche famiglie volendo. Dall'altra parte ci sono, proprio qui a mio fianco, ci sono le vetrine proprio con le prostitute dentro. Ogni volta che entra un cliente si chiude la tenda. Sembra qua tutto normale, anche perché lo è normale. In Olanda la prostituzione è stata legalizzata nel 1800, quindi ci sono molto molto avanti. Quindi adesso vi faccio vedere la statua. Non siamo nella festa patronale, ma siamo al Red Light District. Non posso fare niente, né video né niente. Ecco, basta. Poi siamo nella zona parallela al Red Light District. C'è sto manichino che fa leggermente un'impressa. Questa che vedete è la casa più stretta del mondo. Eccola, questa bianca, praticamente ha lo spazio proprio per giusto per una finestra e per la porta d'ingresso. Però in realtà la parte dietro di questa casa, che sarebbe la parte davanti, perché in realtà è questo il retro della casa, è più grande rispetto a questo lato. Quindi in realtà è la casa con la facciata più piccola al mondo. Però qui dicono che è la casa più stretta del mondo. Via praticamente si trova di fronte a Piazza Dam, proprio di fronte al Palazzo Reale, che sarebbe questo di qua. Damstraat si chiama, ed è proprio al centro di Amsterdam. E qua potete trovare qualsiasi cosa da mangiare, dal cinese, dal thailandese, all'argentino, all'americano, insomma potete trovare qualsiasi tipo di cosa voi vogliate mangiare. Piazza Dam stamattina è stata allestita con le giostre. Ancora non sono in funzione, però hanno messo le giostre, hanno messo anche qualche bancarella dove venderanno qualcosa da mangiare. Questa è tutta la piazza. Io devo essere sincera, Amsterdam è bellissima, però questa piazza me la immaginavo ancora più bella. Cioè, non vuol dire che non sia bella, perché è bellissima, però me la immaginavo più raccolta. Invece al centro, come vedete qua, al centro praticamente passano i tram, passano le macchine, e me la immaginavo diversamente. È bella indubbiamente, però non lo so, me la immaginavo diversa, tutto qua. Quindi ragazzi, per oggi è tutto e ci vediamo domani con un altro video, sempre qui da Amsterdam. Ciao!